Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustavox. Anche in questo periodo così difficile per tutti, la Degustavox è arrivata. Io avevo mandato una mail per sapere se avrebbero interrotto l'invio o meno e mi hanno detto che in realtà sarebbe stato tutto regolare, quindi mi sarebbe arrivata. E allora consoliamoci un attimo, 10 minuti, distraiamoci da questo momento così delicato e apriamo questa Degustavox. Se ancora non sapete che cos'è la Degustavox, sappiate che è una box che contiene prodotti alimentari a sorpresa, vi arriva a casa ogni mese per il prezzo di 15 euro, spedizione inclusa, ma se volete provarla per il primo mese potete pagarla soltanto 9 euro utilizzando il codice sconto che vi lascio giù in info box. Ma fatte tutte queste doverose premesse, andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Questa è la solita box, vediamo subito qual è il primo prodotto. Partiamo subito con una confezione di caffè. Questo è caffè arabica al 100%, Pellini Top, e sarà una cosa che regalerò a mio papà appena potremo rivederci, appena sarà finita questa emergenza, perché il caffè è una cosa che io non utilizzo, non in questa forma comunque, non mi faccio la classica tazzina di caffè perché sinceramente non mi piace granché, quindi il caffè di solito io lo regalo. Poi abbiamo una confezione di chips al cocco. Questo è cocco tostato con un pizzico di sale marino. Sono quei prodotti da aperitivo, secondo me, anche se adesso aperitivi non se ne possono fare, non si possono invitare a casa gli amici perché dobbiamo evitare gli assembramenti, dobbiamo starcene buoni a casa da soli per un pochino di tempo, ma siccome questo scade, mi sembra nel 2021, perché mi sembra di averlo visto prima da qualche parte, avremo tutto il tempo per stare con gli amici e divertirci e fare l'aperitivo. Io lo tengo da parte e poi magari lo utilizzo in quelle occasioni. Un'altra cosa simile è questo mix di frutta disidratata che nello specifico ha ananas, noci e chicchi di caffè tostato. Mi incuriosisce soprattutto assaggiare i chicchi di caffè tostato in questa forma. Magari sono un po' amari, non saprei, però questi li assaggerei volentieri. Poi andiamo avanti, vedo che questa box è dedicata agli snack e ai prodotti da aperitivo, anche se adesso non se ne possono fare, come dicevo prima. Queste patatine di ceci e rosmarino, sapori mediterranei, non avevo mai visto una cosa del genere, però a me i ceci piacciono, quindi probabilmente mi piaceranno anche queste. Altra cosa simile sono questi snack di lenticchie, pomodoro e basilico. Anche queste probabilmente sono molto buone perché a me piacciono le lenticchie, quindi se vi piacciono i legumi, se vi piace la pasta di legumi, la farina di legumi, queste cose, sicuramente potrete apprezzare anche questi. Non l'ho ancora assaggiati, ma sono fiduciosa. Comunque vi farò sapere perché quelle sono cose che assaggio volentieri. Poi un altro prodotto che non avevo mai visto, maionese della Calvé senza uova, senza glutine, quindi va bene per i celiaci e va bene per i vegani. Non avevo mai visto la maionese senza uova e devo dire non riesco neanche tanto a immaginarla, però magari è più leggera, quindi io non sono vegana, sinceramente io mangio la carne, mangio le uova, mangio praticamente tutto. Però, se una cosa è vegana, mi viene da pensare che forse potrebbe essere un po' più leggera, soprattutto se si tratta di salse, maionese, cose del genere. Quindi magari l'assaggerò. Poi questa acqua di cocco da 330 ml della marca Dodo. Questo è un prodotto che conosco ma che non ho mai assaggiato, quindi adesso che me l'hanno portato in casa lo assaggerò. Poi una confezione di panna da montare. Questo è uno di quei prodotti che potete tenere fuori dal frigo perché la Degustavox non invia mai prodotti da frigo, quindi sono sempre cose che si possono conservare a temperatura ambiente. A me sinceramente la panna montata non piace, quindi questa è una cosa che sicuramente regalerò a qualcuno. Però, insomma, se vi piace la panna montata, sicuramente è un prodotto che apprezzerete. Un prodotto che decisamente apprezzo molto di più è la piadina integrale della marca Casa della Piada. La piadina integrale io la utilizzo spesso anche come sostituto del pane, quindi non necessariamente farcita, ma anche così scaldata appena appena nel forno oppure in padella e poi mangiata appunto come il pane. E questa è una formula, diciamo, che io apprezzo tantissimo. Comunque la piadina è buonissima, sia integrale sia bianca, però integrale la preferisco. Poi
Poi abbiamo due confezioni di chewing gum Vigorsol da 5, quindi in tutto 10 pacchetti di chewing gum, mi dureranno tutta la vita praticamente, perché io non è che mastichi chewing gum tutti i momenti, però ogni tanto mi fa piacere, quindi insomma me li terrò nella borsa. La cosa interessante è che usando il codice presente sulla confezione potete vincere 3 mesi di Spotify. Io non lo utilizzo, quindi a me non serve, però magari se utilizzate Spotify potrebbe essere un'opportunità. Poi una cosa che mi incuriosisce sono queste mini barrette ai cereali e albicocca. Non l'ho mai viste, non l'ho mai assaggiate, però le provo volentieri, perché comunque queste sono tutte quelle cose che in un modo o nell'altro mi incuriosiscono, quindi le proverò. Poi una confezione da 3 di succo di frutta della Skipper alla pera senza zuccheri aggiunti. Questa è una formula che mi piace molto perché il succo di frutta è già di per sé molto zuccheroso, secondo me, anche perché la frutta ha tanto zucchero all'interno. E quindi io preferisco quando è senza zuccheri aggiunti, perché secondo me comunque la frutta ha già tanto zucchero, andare ad aggiungerne ancora mi sembra eccessivo, quindi è preferibile, secondo il mio punto di vista, scegliere quelli senza zucchero. Poi come ultimo prodotto una confezione di sale fino, in particolare sale viola dell'Himalaya integrale. Io non ho mai provato il sale integrale, è da tempo che lo voglio provare, ed ecco qui che la Degustabox mi accontenta. Io come sale dell'Himalaya ho provato quello rosa, che però non era sale fino, era sale grosso. Adesso avrò l'occasione di provare anche questo. Questi sono tutti i prodotti della Degustabox di questo mese. C'erano tante cose per aperitivo e purtroppo adesso gli aperitivi non si possono fare. Comunque per fortuna hanno lunghe scadenze, quindi quando sarà finalmente finita questa emergenza potremo festeggiare e fare anche gli aperitivi. Però per adesso dobbiamo starcene buoni a casa. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi prodotti un po' particolari, come le patatine alle lenticchie, i ceci, la maionese senza uova, la barretta con l'albicocca, cose che io sinceramente non avevo mai visto, però magari chissà, esiste da tanto tempo e sono io che non ci avevo fatto caso. Comunque vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.